Siamo in Africa, nello stato della Namibia. Il confine sud è delimitato dalle acque dell'Orange River. Se ci incamminiamo verso nord, in direzione di Lüderitz, avremo il piacere di camminare attraverso la Costa dei Diamanti. Proprio su questi territori sorgono le miniere della NABDEB, una consociata della De Beers. Vi ricordate questa foto qui? All'inizio degli anni 90, era usanza tra i minatori della NABDEB tenere dei piccioni all'interno degli alloggi della miniera. I dirigenti non avevano nulla da ridire. Erano giovani quei ragazzi, che si trastullassero con degli innocui pennuti. Quello che i dirigenti non sapevano era che i minatori, una volta fasciati per bene i pennuti, li nascondevano all'interno dei loro recipienti per il pranzo. E quando riuscivano a trafugare qualche gemma, la nascondevano all'interno di speciali impregnature applicate al piccione. A questo punto il piccione era pronto per volare verso casa, verso una colombaia che all'insaputa dei dirigenti non si trovava all'interno delle miniere, ma all'esterno. Gli uomini sono costretti a passare attraverso i controlli, i piccioni no. E così, dopo un veloce volteggio sopra gli scavi, volava via, verso casa, dove veniva accolto con premura e affetto, liberato del suo prezioso bottino, rifocillato per bene e lasciato libero, pronto per un nuovo scintillante viaggio. Non si sa per quanto tempo durò questo stratagemma. Fatto sta che si può dire che un gran numero di gemme prese letteralmente il volo dalle miniere della NABDEB. Tutto questo però ebbe fine quando un giorno un sorvegliante, facendo il suo giro di ronda, da lontano vide un piccione che sbatacchiava le ali tra la polvere, non riuscendo a volare. Si avvicinò e vide che era tutto imbracato con una voluminosa imbracatura. Lo prese. Aprì questa impalcatura e vi trovò un gran numero di gemme. Un minatore troppo avaro ruppe il gioco per tutti quanti. E ora, quando vedono volare un piccione sopra la Costa dei Diamanti, gli sparano a vista.